io ho scoperto molto cose. Dunque. Ma perché hai fatto tardi? Perché hai fatto tardi? Perché ho trovato il passaggio di selvaggina e ho Cosa hai preso oggi? Dei rocchette, marzaiole. Facciamole vedere ai nostri telespettatori, facciamole vedere. Marzaiole. Sì. A che ora sei andato via? Mattina presto? Mattina alle 4, sì. E questi? L'alba e poi in valle? Sì, nei nostri stagni, qui nei nostri guazzi, diciamo. Sono marzaiole. Marzaiole, c'è di primavera. Sì, senti un po', adesso io sono venuto perché veniva a parlare. Spiegare che cos'è la salama da sugo. Ce ne sono in cucina? Sì. Adesso me la farai vedere. Ordine ieri sera per mi partire. E poi tutti i vari tipi, tortelli, tortellini, tutte cose. Cioè. E poi c'è una piccola specialità. Signor Enzo Tassi di Bonveno, oltre a essere un grande cacciatore. Oddio, sa sfruttare il terreno quando, sì. quando arriva la selvaggina. Vabbè, sì, tutti i campi. Sì. Vabbè. Beh, e poi, oltre a saperlo, è un grande cuciniere. Oddio. E poi ha delle altre specialità. Io vorrei, ecco qua, ci sono delle noci. Sì. Puoi far vedere come fai a fare quelle date cose. Aspetta, così mettiamo. Così. Aspetta, attenzione. Andiamo a vedere, no? Vediamo, vai. Porca miseria, beh, adesso lasciamo le noci, andiamo, possiamo andare a vedere le salame. Sì. Andiamo, grazie. La mamma, no? Sì. La mamma. Grazie, buongiorno signora, buongiorno, buongiorno. Allora, possiamo vedere le salame da... Queste sono le salame crude. Quelle crude. Ah, ecco. Questo facciamola vedere ai nostri telespettatori, è la salama da sugo ferrarese cruda, sono due salame. La salama si chiama, la salama. Oh, e adesso questa, vediamo le stesse cotte. Quella cotta. Vuole spiegare ai nostri telespettatori come si cuoce la salama da sugo? Si cuoce a bagnomaria. A bagnomaria? Bagnomaria. Ma vedo che c'è del sugo lì. Sì, è del vino quello? No, è il sugo che emana la salama stessa. Ah, non è il vino? No, non è, sì, perché poi è condita con anche vino e liquori. Cioè è la salama, la salama stessa che dentro ha del vino. Precisamente. Vino, cognac e Barolo. Sì, signore. Cognac e Barolo. Quindi, ma non è che ci si mette? No. È messo già dall'impasto. Cioè... La salama cruda sarebbe cruda. Questa, ha già dentro quell'impasto il vino e il cognac, oltre a tutte le altre cose, pepe. Precisamente, con droghe speciali però, quindi sono segreti. Cos'è insomma? È porco? Maiale è una carne migliore del maiale, sì. Impastata con questi tutti aroma e liquori e vini, e poi messa via 6-7 mesi, anche un anno. Dopo un anno? Che fa la salama speciale è la vessica, sì. Perché se la vessica è porosa... allora non è niente buono. Se invece la vessica è ben compatta e chiusa, allora è speciale, come sente adesso il profumo. Eh sì, ha un odore straordinario. Facciamolo vedere ai nostri telespettatori. Dunque, questa salama da sugo, che si può mangiare soltanto a Ferrara, era un cibo già noto ai tempi degli estensi. Anzi, si dice che gli estensi ne facessero molto uso, perché è un cibo... estremamente eccitante, forte. Va mangiato in due stagioni. Sì. All'estate con melone e fichi. Cruda allora? No, cotta, anche messa in frigo, tagliata a fette grosse e con melone e fichi. Io non l'ho mai mangiato, l'ho mangiato solo crudo. Ottimo. Poi d'inverno invece con purè, crema di patate e banane anche. E banane? Anche banane. E come banane? Perché il contrasto della gran potenza di vigore che c'ha, la banana è dolce, però allora questo abbina molto molto. Questa è una cosa stranissima, insomma, questa è una cosa esperienza, non so. E poi noi se volete fare l'esperienza, la salama da sugo con banane. Io l'ho definita la bomba atomica nell'arte culinaria. Grazie, la bomba atomica, sembra una bomba infatti, ecco, sembra una bomba. Possiamo dire anche quest'altra? Ecco. Ecco, quella casa là. È una casa caratteristica del Polesine, perfettamente simmetrica. Se ne vedono di uguali dei quadri del Canaletto, che sono delle 700. Vedete cinque finestre, poi sopra ci sono quattro finestre e una porta centrale. Fra la prima e la seconda finestra, fra la terza e la quarta, ci sono due camini. Questi camini lunghi, esterni, caratteristici del Polesine. È una casa qualunque, ma è un monumento architettonico.
guarda, signorina, è incuriosita? Sì. Beh, venga, venga qua che la presento ai nostri telespettatori. Non stiamo facendo un film. Si figuri cosa stiamo facendo? Sono 2 mesi che noi giriamo nella Valle del Po. Indovina per che cosa? Alla ricerca dei cibi genuini. Ci occupiamo di mangiare. E tutta questa gente che sta qui si occupa soltanto di vino, di prosciutti, di pasta, di tutto quello, di anguille, pulatello. Qui siamo qui, anguille, pulatello, tante cose. Cioè, siamo alla ricerca dei cibi genuini. Lo vede? Lo vede? Non stiamo mica mangiando però, Senta, se un giorno io verrò da queste parti alla ricerca delle ragazze genuine, allora lei si meriterà una trasmissione. Dogana vecchia, ex dogana vecchia, e pensare che qualche mese dopo è stata distrutta, smantellata, perché hanno dovuto alzare l'argine, come succede da quelle parti. Così abbiamo fatto appena in tempo a vederla. Ma quanti incontri fuggevoli abbiamo fatto, quanti personaggi, quante persone con le quali ci siamo intrattenuti cordialmente, affettuosamente. Siamo quasi diventati degli amici e poi li abbiamo salutati e forse non li vedremo più per tutta la vita. Questa ragazza, per esempio, questa è rimasta perché l'abbiamo fotografata. Ma se no, non mi ricordo neanche più il nome. Avrei detto allora che non l'avrei mai più dimenticato, ma Giuliana, Germana, Giovanna, non so. Mi ricordo bene soltanto i colori. Capelli neri, corvini, una gonna nera e una maglietta color fragola. Germana, forse. Germana. Cari telespettatori, arrivederci alla prossima trasmissione. Buonasera, signorina Rita. Buonasera. Buonasera a tutti.